considero questo momento, ma spero, non solo considero, che sia un giro di boa, perché per anni abbiamo navigato verso non sapevamo dove. Stasera la coincidenza della mostra di inizio dei lavori per la messa in sicurezza della cattedrale è una coincidenza che ci dice che forse qualcosa inizia a cambiare. Questo non vuol dire che senz'altro è cambiata, ma se non altro forse stiamo pigliando una direzione per sapere da che parte dirigersi e quindi avere un po' più di speranza nel cuore e vedere che il futuro potrebbe avvicinarsi un po' di più. La cattedrale di Agrigento scende in via Atenea attraverso questa mostra, Reflex Camera, la possibilità di ammirare scatti di sei dei maggiori fotografi del giornalismo siciliano che permettono di cogliere la cattedrale nella sua dimensione storica ma anche nella drammaticità della bellezza nella quale in questo momento si trova. Nei giorni in cui hanno inizio i lavori di messa in sicurezza della cattedrale, una mostra fotografica che attraverso gli scatti ci permette di cogliere il dolore, la sofferenza, le problematiche strutturali che all'interno della cattedrale ci sono e che non sono visibili a tutti, ma nello stesso tempo segni di speranza attraverso degli scatti che attraverso una luce che può cogliere solamente l'occhio esperto del fotografo permette di cogliere ancora una volta i segni di speranza di una luce che ancora una volta ritornerà a illuminare la nostra cattedrale di Agrigento. Lo spirito è quello di ricordare uno dei posti che appartiene alla nostra vita, alla nostra infanzia di Agrigentino. Io sono nato in questa città, ho fotografato questa città da 40 anni e continuo a farlo. È un modo per raccontare il nostro affetto e il nostro amore per queste pietre e per questi luoghi. È un modo per scrivere una piccola pagina, speriamo, nella storia dell'immagine della Sicilia.